Consigliere Caltabiano, consigliere di opposizione al Comune di Mascheli, ieri sera c'è stata una nuova seduta di Consiglio Comunale. Quali sono stati i punti all'ordine del giorno e quali sono le sue considerazioni in merito? Ieri, dopo il rinvio richiesto dalla maggioranza il 20 di dicembre scorso, si stava celebrando appunto una seduta di Consiglio Comunale e purtroppo si è conclusa con una sorta di farsa. Luigi Messina probabilmente era convinto che la sua partita l'avrebbe giocata agevolmente e l'avrebbe vinta agevolmente. Invece poi il voto in associazione a quelli nostri del consigliere Galati, il voto contrario, perché noi appunto siamo l'opposizione, ha determinato la bocciatura del piano triennale, e quale documento propedeutico all'approvazione del bilancio, questo diciamo in qualche maniera ha inficiato tutto il resto. La scelta della maggioranza è stata quella, appunto con il voto tra l'altro favorevole del Presidente del Consiglio Priolo, quello di rinviare ancora una volta i lavori consiliari. E udite udite, li hanno rinviati al 30 di gennaio, cioè significa che forse il 30 di gennaio, se tutto sarà a posto, se Luigi Messina avrà i numeri, approveranno il bilancio di previsione per il 2017 a gennaio del 2018. Ancora una volta con un cronico ritardo, e il comune di Mascheli dimostra ancora una volta di non essere capace di programmare un futuro, di non avere futuro, ma riesce a malapena, a volte con gravissimi ritardi, ad approvare il suo passato. Non so che dire onestamente, sono veramente scoraggiato della incapacità del mio comune, del sindaco Luigi Messina, di gestire la cosa pubblica, di gestire il comune di Mascheli. Non lo so, mi rivolgo ai cittadini, io penso che i cittadini ora, oltre che noi dell'opposizione, debbano mostrare la loro indignazione rispetto a un'amministrazione che non riesce a gestire la cosa pubblica.